Non ci sono aspettative, ci sono solo volontà di fare meglio degli ultimi anni e quindi una salvezza tranquilla e un campionato insomma, che possa poter far esordire quanti più ragazzi giovani del nostro settore giovanile. Quindi miriamo a questo e poi se riusciamo ad ottenere qualcosa di buono, perché no, prendiamo tutto quello che il campo poi dirà che cosa ha dato, insomma. Gli auspici sono quelli di sempre: salvarsi, possibilmente con meno patemi d'animo rispetto all'ultima stagione, e lanciare giovani in prima squadra. Ci ha pensato il presidente Enzo Pedone in collegamento con Calcio Market a fissare gli obiettivi dell'Unione Calcio per il prossimo campionato di eccellenza. Il mercato in entrata della formazione bisceglese, che presenterà in panchina la novità Gigi Di Simone, non è ancora chiuso. Siamo sempre vigili sul mercato e vi do un'anticipazione che tra qualche giorno ufficializzeremo un altro centrocampista, che era il ruolo dove il mister ci chiedeva insomma una pedina. Questo è stato fatto, quindi ripeto, nei prossimi giorni ci sarà l'ufficializzazione di un centrocampista. I ben informati intanto raccontano di una trattativa ben avviata con Leonardo Guerra, centrocampista nell'ultima stagione in forza alla Vigor Trani. Sarebbe un importante colpo per la mediana dell'Unione Calcio dopo l'ingaggio di Antonio Cordisco. Pedone inoltre racconta le sue sensazioni circa il prossimo campionato di eccellenza. È sempre ostico il campionato di eccellenza pugliese. Quindi ci sono già delle squadre che si sono attrezzate e ci sarà sempre la sorpresa di ogni anno, quindi siamo sempre vigili e sempre attenti a non sottovalutare niente, perché comunque è pieno di insidie questo campionato dove non ci sono più le squadre blasonate, vedi Brindisi, vedi Castellano dallo scorso anno, ma vedi Martina, vedi Molfetta, Corato stesso, Altamura, che sono insomma delle realtà importanti nel panorama pugliese, quindi dobbiamo far fronte a questo tipo di ostacoli.